differenza solo per persone addette al settore, ma come qualche persona di voi è persona che svolge il lavoro, però che è interessata, come si suol dire, alle cose psicologiche. La terapia centrata sulla soluzione è un approccio terapeutico che nasce negli Stati Uniti, l'opera di un psicologista, un più grande ricercatore di psicoterapeuti delle mondiale, Steve Schindler, che insieme al suo gruppo, il Wave Therapy Center di Woking, cominciò a studiare l'interazione nel lavoro clinico e l'efficacia del lavoro terapeutico di persone con svariati problemi psicologici. E quello è il periodo della terapia brevi, nascono negli Stati Uniti un po' per le esigenze economiche, assicurative, un po' anche per rispondere alla terapia di lunga durata con la medicina lunga, e dopo un certo periodo di sperimentazione videro quindi lasciare il suo collaboratore che molte persone che arrivavano al centro anche per problemi relativamente complessi in particolare riuscivano a trovare giovamento da una terapia breve e lungata. Quindi non era così scontato che una terapia dovesse durare per forza tanto. Allo stesso tempo, in maniera parallela, mentre ha preso il CISPU, scuola dove noi alla fondazione siamo formati, svolgeva il lavoro analogo con vari ricercatori, da Cupo Vazlavic, Benson, Loro Rossi, che sono in tale spicco, che arrivarono anche loro a queste medesime conclusioni. I due approcci si incontrarono, nacque una collaborazione negli anni 70, 80, 90, che si seguente, e poi ha prodotto tutta una serie di sviluppi in tutto il mondo. Tutto il mondo, Europa compresa, la terapia centrata sulla soluzione è una terapia che è molto diffusa. Cosa curiosa, qui in Italia no. Allora, fortuna ha voluto che noi abbiamo conosciuto, abbiamo presentato in fondazione dei lavori scientifici, sia dal convegno di Vienna, e piano piano abbiamo conosciuto varie persone, vari ricercatori che facevano parte di questa associazione, tra cui Mark, che è un esponente, uno degli esponenti più importanti di questo approccio oggi. È stato presidente fino all'altro giorno della BDA, professore all'Università di Salamanca, pontificia dell'Università di Salamanca, un'università prestigiosa, quindi è una persona che un simile professore, un simile ricercatore che conosce molto bene, insegna questo tipo di cose. Naturalmente qui, come dicevo prima, siamo per divulgare anche questo tipo di approccio, che è anche un modo diverso di vedere la realtà. Un approccio che appunto non è centrato sugli aspetti negativi, sui problemi della persona, come si va a scavare il passato della persona, non si va a lavorare sul problema, non è una terapia problem solving, ma comunque una terapia solution. Devo dire che si mette risalto alle capacità della persona. Questo è fatto 20-30 anni fa, oggi si parla da tutte le parti, di psicologia positiva, di vedere i talenti delle persone. Questo tipo di psicoterapia, di approccio già ci lavorava 20-30 anni fa. Come dicevo prima, appunto, che non è solamente un approccio clinico ai problemi umani, ma è anche un modo diverso di vedere la realtà delle cose. È un invito a rovesciare il modo di vedere e di percepire la realtà, non in termini di problema, ma in termini di soluzione. A questo proposito mi viene in mente la storia del pessimista che dice all'altro:
acqua. E lì è davanti, c'è questo bicchiere in mezzo pieno o mezzo vuoto? La persona c'ha una bambina accanto, per i 20 giorni. Dice mezzo pieno dal punto di vista. Questo è il pessimista, prende il bicchiere, lo svuota. E ora dice che c'è questo bicchiere. La bambina interviene e dice pieno. Come dice pieno? Chiaro. Quindi ogni situazione, ogni occasione può essere vista in un modo o nell'altro, c'è sempre la possibilità di vedere il buono che c'è nelle cose. No? Questo tipo di fisioterapia ha avuto questa bella trovata di riuscire in qualche modo a capovolgere quello che normalmente veniva considerato come più importante in un lavoro terapeutico, cioè come da scavare i problemi, crogiolarsi. Non che questo non sia a volte necessario in determinate situazioni, se non si fa come espulso della testa sul passato, però è importante anche vedere altre cose. Quindi non so se la dottoressa Scavelli e la dottoressa Scavelli vogliono dire anche loro qualcosa per tentare, direi a questo punto di presentare. Scusa se ti ho dato quella scena, l'ho coperto, a Mark, di solito. Se poi dopo vogliamo interagire con Gretchen, con me e Sonia, grazie. Ci sarà un break, esercizio, cose molto interessanti. Buonasera. Grazie mille per stare qui, nonostante la pioggia. That's all my Italian. I think I understand Italian because I speak Spanish. Capire abbastanza bene adesso in italiano, perché parli spagnolo. But I don't speak it. Ma non parlo in italiano. I'm very happy to be here. Sono molto felice di essere qui. Very honored to be here in this beautiful city. È un grande onore essere qui in questa bellissima città. Especially yesterday when it was not raining, it was even more beautiful than today. And I have been here for holidays some 15 years ago. But even so, yesterday as I walked down the river and then I ran into the cathedral, it was like, nonostante anche ieri quando ho camminato ho visto la cattedrale, la mia reazione è stata sempre quella. It's a wonderful city. Città bellissima. And I've been living in another beautiful city, yes, for many years. Vissuto in un'altra bellissima città per molti anni. It's difficult to compare, maybe not as beautiful as Florence. Difficile fare il confronto, forse non così bella quanto Firenze. Our cathedral is not as nice as yours. La nostra cattedrale non è bella come la vostra. But a beautiful city. Ma la città è bella. And 2 years ago I moved into another city. Due anni fa mi sono spostato in un'altra città. Which is not as nice as Florence and not as nice as Salamanca, but it's okay. Non è bella come Firenze né come Salamanca, ma va bene. But it's a nice city. È una città simpatica. But they have this strange custom of letting the bulls run. Hanno questo strano abitudine di far correre i toni. And people like to run in front of them. E la gente ama correre davanti ai toni. That's me. Ecco. Non è vero. My wife would not allow me to run. Mia moglie non mi permette di correre. And I wouldn't run anyway. E non ci proverei neanche. But 25 years ago, yes. 25 anni fa, credo. More than that. Forse più. I spent some time in this city. Ho vissuto in questa città. Which is not as nice as Salamanca, not as nice as Pamplona, not as nice as Florence. Non è bella come Salamanca, non è bella come Pamplona e sicuramente non ha fatto Firenze. It's a boring city. But there was something very interesting.
which is that there is where the brief family therapy center used to be. Ma è una cosa interessante che era lì che una volta c'era il centro della terapia della basata sulle soluzioni. La terapia familiare breve. And that's where Steve DeShazer and Insu Kimberg used to work, and that's why I went to Milwaukee to train with them and learn the ropes. So after my stay there, I came back to Salamanca, and I spent some years really trying to figure out if what I've learned in Milwaukee could work in Spain, which is such a different culture. Dopo alcuni anni di lavoro lì sono tornato a Salamanca e volevo capire se potesse funzionare in Spagna quello che funzionava lì a Milwaukee, perché la cultura è diversa. And we found out that it worked. Abbiamo scoperto che funziona. So then I spent many years trying to figure out how it worked. Per molti anni ho cercato di capire come funzionava. Which I still don't know how the hell it works. Ancora non so come il diavolo funziona. But we have some ideas. Ma ho alcune idee. So I've been publishing research on that for 20 years. Da 20 anni pubblico delle mie ricerche. So what I would like to do with you today is three things. Quindi con voi oggi vorrei fare tre cose. First, try to convey what solution-focused therapy looks like, what it feels like, how it is. In primo luogo cercare di trasmettere a voi com'è questa terapia breve centrata sulle soluzioni. So some of you might know, others not, so this is going to be just an introduction so that you get this idea. Forse alcuni di voi sapranno già, forse altri no, ma è giusto per fare una presentazione per darvi un'idea. Then I think maybe after the break I will tell you a little bit of my research. Just a little bit, because I'm a researcher, I like talking about research, but I know that people usually don't like to listen to that, so just a little bit, please. Yeah. Quindi dopo la pausa vi farò prendere molto brevemente delle mie ricerche. So che la gente non ama molto ascoltare queste cose delle ricerche, ma giusto un pochino. But this is very interesting research. Sono ricerche molto interessanti. And then the third part, just much bigger. I'll try to show you in what ways we have found that solution-focused practice fits well with the territory of self-destructive habits, of addictions, and other self-destructive habits. La terza parte vi cercherò di spiegare come funziona questa terapia. With the self-destructive habits. Not only alcoholism, but in general drug addictions, eating problems, gambling, internet addiction, all kinds of addictions. So these three parts, and I will do some talking, but I will also ask you to do some things. Okay. With the clients, I usually like clients to do the work, the hard work, and I just guide. I'm a lazy therapist. And I'm getting lazier and lazier with age. Which is good for my clients. Because if they feel that they have done the work, it's easier for them to stay on track. Perché se loro pensano di aver fatto loro il lavoro, è più facile per loro rimanere sul binario giusto. And there is some evidence that this protects people from relapsing. E ci sono prove che fanno vedere che questo aiuta le persone a non fare, a non avere recidive. But I also do a lot of trainings, like 8 hours, 10 hours long trainings. And there I also like the trainees to do the work, and I just sit and watch. Faccio anche dei corsi, degli allenamenti di 10-12 ore e voglio che le persone che stanno lì a guardare, vedere come funziona questo lavoro. But that's good. So trainees, participants, work, I get the money. Perfect.
il fatto che quelli che imparano e stanno lì a fare il lavoro e io ricevo i soldi, quindi va benissimo. Today, because it's like a short thing, just 3 hours, I'll be working more than usual, which is more relaxed. Oggi è una cosa breve, giusto 3 ore, lavorerò più del solito, ma va bene, una cosa molto importante. Ok? Yeah, good. So let's go to the first part. Let's try to explain what solution focused is all about, although Andrea has given a great explanation already, but I'll go more into that. Ora passiamo alla prima parte, Andrea vi ha già spiegato come funziona, però ora entriamo un po' in dettaglio. What is SFPD? One way of looking at it is that it is a part of systems therapy, it is part of what we call brief systemic therapies, it is part of the family therapy movement. Questo sistema terapia breve è centrato sulle soluzioni, fa parte del movimento delle famiglie, delle famiglie. But this is just one way to look at it. Some people like to see solution-focused practice as a cognitive therapy. E questo è un modo di vederlo. Alcune persone amano vederlo come una terapia cognitiva. Mm-hmm. And some other people have just read a piece of research that was published last week. Mm-hmm. Some people even describe it as a behavioral cognitive therapy. Alcune persone che hanno letto la descrizione della settimana scorsa lo chiamano terapia comportamentale, cognitivo comportamentale. So you can have a look at it from different perspectives. Si può vedere da vari punti di vista. The most traditional way of seeing it is simply as a brief therapy on the one hand and as a family therapy on the other. Il modo solito di vederlo è una terapia breve come terapia familiare, in modo tradizionale. Sì. Ok, so and as I was saying, it was created at the Brief Family Therapy Center in Milwaukee. Steve DeChaser, a sociologist, and Insoo Kimberg, a social worker. Steve DeChaser, un sociologo, e Insoo Kimberg, è un assistente sociale. Mm-hmm. And a number of other people, also psychologists, also psychiatrists, who worked with them over the years. E ci sono altre persone, psicologi, psichiatri che hanno lavorato con loro lungo gli anni. Steve and Insoo. Steve and Insoo. At the Vienna conference 2 weeks ago, 3 weeks ago, 4 weeks ago? 4 weeks ago. No, 4 settimane fa. We celebrated the 10th anniversary of Steve's passing. He died 10 years ago. Abbiamo celebrato la morte di Steve, è morto 10 anni fa. And one way of describing it is that solution focused therapy takes on the heritage of Milton Erickson. In modo di spiegarlo si può dire che fa parte dell'identità di Milton Erickson, questa terapia breve centrata sulle soluzioni. But Steve and Insoo did not train directly with Erickson, but they received this influence via the MRI in Hawaii. Ecco, Steve e Insoo non si sono formate direttamente con Erickson, ma invece alla MRI di Palo Alto. So it was like this. But if you know about Erickson's work, if you do Ericksonian work, you will see traces of it in the solution. Se conoscete il lavoro di Erickson, vedrete delle tracce del lavoro di questo. Vi faccio vedere. Okay. So I think there are only two ways to get a good knowledge of what solution focused therapy is. Ci sono due modi per avere un'idea di questa terapia. One is to watch it. Una è di guardarla. To sit behind the mirror and see how it is done. Una è stare dietro lo specchio, vedere come funziona. Or watch a tape. O vedere un video. So it's people have to see it to see how it works. Quindi bisogna vedere per vedere come funziona. But video is difficult.
Video I have I tape almost everything I do, but it's all in Spanish. Io registro quasi tutto quello che faccio, ma è in lingua spagnola. And I have tapes in English, but that's also not that easy to follow. Ho fatto registrazioni in inglese, ma anche quello non è facile seguire. So we'll use the second way. Quindi adotteremo il secondo modo. Which is to experience it. Right. So if you experience it, you can also get it. So, this is a difficult part for you. Questa è una parte difficile per voi. It needs a lot of concentration. Deve concentrarsi molto. A lot of thinking. For you. But also handwork. Lavorare con le mani. Papito flexia, we say in Spanish. Papito flexia. Origami. Now we can. This is the origami part of the presentation. So I need you to please all take a sheet of paper like this. That's it. You're getting it right. Yeah. Okay, so all of you please have a sheet of paper. That's it. So the first difficult thing, we need to fold the paper exactly down the middle. There we are. Yes. Doing it right. Yes. Perfect. Well done. Good. And now we open it again. Good. So we have a sheet of paper and we have this fold in here. So now I'd like to ask you, this is going to be confidential, of course. It's a personal work for you. It's confidential. I will ask you to write on the left side of the paper, like this. Okay. What are you going to write down? I'm asking you to think of a difficulty you have. A problem you have that you feel like working on for the next 10 minutes. Not a big problem. Non un problema enorme. If you have a big problem, good therapists here. They give you their cards. But also not like a stupid time difficulty. Ma anche non un problema molto stupido. Something you would like to work on, something you would like to improve, something that you see as a difficult. Qualche cosa su cui volete lavorare, che volete migliorare, qualche cosa che è un po' problematico. So the first step again is just to write a short description of this problem, of this difficulty, and a short description of why this is a problem for you. Quindi primo passo è scrivere una breve descrizione di questo problema e una piccola spiegazione di perché per voi è difficile. Okay. Please. Be careful that your neighbor does not read everything. Non far leggere tutto al vostro vicino. It's enough.
enough. I don't want you to get too depressed. That's enough. Okay. Okay. So now I'm asking you to open the paper again. And now I will ask you to answer my next question. Up here. You have to write in small letters because you will fill this side of the paper. Scrivere piccolo perché riempirete questo lato nel foglio. So I'm going to ask you to write down up here is the thoughts on the following question. Quindi prima vi chiederò di scrivere il vostro pensiero, cosa pensate della questione successiva. So imagine that today you leave after this conference. E oggi vi partirete dopo questa conferenza. You go home, you have dinner. Tornate a casa, cenate. Great dinner. Maybe nice Sicilian wine or Tuscan wine. Vino. Then you go to bed and you fall asleep. Poi andate a letto, vi addormentate. And while you're sleeping, some kind of a miracle happens. E mentre dormite succede una specie di miracolo. And the difficulty you have here. E la difficoltà che avete espresso qui. Gets completely solved. Si risolve completamente. But. Ma. You're sleeping, so you don't know if the miracle happens. It's a silent miracle. Non sapete se succede il miracolo. È un miracolo silenzioso. Miracolo silenzioso. So the question is, how would you notice tomorrow morning that this miracle has indeed happened? Quindi la domanda è, domani mattina, come vi accorgerete che questo miracolo è avvenuto? So you can fold the paper and work only on this part in small letters. I'll ask you to write down what do you think you will notice tomorrow. What small things will be different that will tell you, wow, a miracle must have happened. Quindi scrivete quello che pensate che sia successo e cosa vi fa dire che è successo il miracolo. What do you imagine yourself doing differently? Cosa immaginate che farete diversamente? What will you be thinking differently? Che cosa penserete in modo diverso? Cosa sarà in modo diverso di pensare a qualcosa? Come sentirete di diverso? Who will be the first person to notice that this miracle has happened by watching you? Chi sarà la prima persona a vedere, a notare che è successo questo miracolo guardandovi? How will that person notice? Come si accorgerà questa persona? You brought down these things. Maybe you don't have to write it fully out, maybe just some words. What things would be signs to you that this miracle has happened? Forse non c'è bisogno di scrivere tutto per esteso, forse qualche parola che vi indica che sono segni che è successo questo miracolo. How would that person react when he or she sees you doing these different things? Come sarà la reazione di questa persona quando lui o lei vedrà che voi agite in un determinato modo? Who else will notice the miracle? Chi altro si accorgerà del miracolo? What will you feel more proud of in this cosa moment? Vi sentirete più orgogliosi o fieri in questo momento? The last question, l'ultima domanda. What will you feel more proud of? Di cosa vi sentirete più orgoglioso o fiero? What else comes into the miracle? Cos'altro c'entrerà nel vostro miracolo? C'entra nel vostro miracolo.
Okay, let's finish here with the marathon. I know that some